Utilizzerò un rotolo di pasta sfoglia già steso formato rettangolare, 50 g di pesto di pomodori secchi, 30 g di granella di pistacchi, un tuorlo con un goccino di latte. Inizio con lo srotolare la pasta sfoglia, falcisco con il pesto di pomodori solo una metà. Richiudo la sfoglia su se stessa, premo leggermente per farla aderire. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia ricavo delle strisce larghe circa 2,5 cm. Spennello tutta la superficie con il composto di tuorlo e latte. Spolvero con la granella di pistacchi. A questo punto arrotolo ogni striscia a spirale. Posiziono i crissini sulla teglia da forno coperta con carta forno. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Nel frattempo preparo la seconda variante. Utilizzerò un rotolo di pasta sfoglia già steso formato rettangolare, 50 g di pesto di pistacchi, 100 g di mortadella a fette, 25 g di parmigiano grattugiato, un tuorlo con un goccino di latte. Ho srotolato la pasta sfoglia, falcisco con il pesto solo una metà. Adagio le fette di mortadella. Richiudo la sfoglia su se stessa, premo leggermente per far aderire. Ritaglio la sfoglia a strisce, larghe circa 2,5 cm. Spennello la superficie con il composto di tuorlo e latte, spolvero con il parmigiano grattugiato. A questo punto arrotolo ogni striscia a spirale. Posiziono i crissini sulla teglia da forno coperta con carta forno. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Questi crissini di sfoglia sono proprio fantastici e molto scenografici. Sono un'idea sfiziosa per un finger food, un antipasto per un aperitivo tra amici, per arricchire il cestino del pane. Insomma, sono ideali da preparare in qualsiasi momento. In più sono molto semplici e versatili, possono essere farciti con il ripieno che più piace. Noi come sempre ci vediamo prestissimo, ciao a tutti!